Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Siamo arrivati praticamente alla fine di queste analisi ruolo per ruolo, arrivati prima dei TOTS, e oggi andiamo ad analizzare gli attaccanti. Attaccanti che però, come vi dicevo nel primo episodio, andrò a splittare per PS5 e PS4, visto che ormai di giocatori ne sono usciti veramente tanti e ci tengo a fare delle analisi molto più complete in maniera tale che sapete districarvi tra le scelte. Oggi partiamo ovviamente da PS5, che è la console che gioco principalmente, e come non partire da quello che è l'attaccante per me, anche qualità-prezzo, arrivati ormai a questo momento del gioco, più forti di tutti. Erling Haaland nella sua versione Toti, giocatore di cui vi ho parlato già più e più volte, 1,95 m, 4-4, lengthy, che è una roba clamorosa, ragazzi, non si spiega questo Haaland quanto sia veloce quando parte coi doppi passi, è una roba che veramente diventa imprendibile. Davanti la porta finalizza, che è una roba allucinante. Se fate timed tira delle robe che rompe la barriera del suono. Paradossalmente è anche agile palla al piede. Non oso immaginare se dovesse uscire per ridere una versione con 5 skill di questo Haaland. Penso che veramente potremmo assistere ad una rottura del gioco, una delle robe mai viste così. E poi vi dicevo, rapporto qualità-prezzo, perché ormai sui 3 milioni e qualcosa ve lo prendete ed è un giocatore veramente clamoroso. 500 partite, 670 gol, 236 assist. Veramente un giocatore fenomenale. Ovviamente di fenomenale ce l'ha soprattutto per il soprannome. Non posso che mettere il buon Ronaldo Luis Nazario da Lima, ovvero R9. 5 skill, 5 piede debole. Vi ho messo la versione Titans giusto per ride, perché è la migliore. Però ovviamente lo stesso discorso si applica al 96, al 94, anche se meno, e assolutamente no al 90. Giocatore che conosciamo benissimo. Io questo qua non ho avuto ancora la fortuna di provarlo, ma spero di poterci mettere le mie mani sopra al più presto, perché deve essere veramente un'esperienza di gioco unica. Così come un'esperienza di gioco unica continua ad essere quella di Mbappé. Io qui vi ho messo il Toti, ma Mbappé in tutte le sue versioni, che vanno dal Toti fino al base, perché io col base c'ho quasi 2000 partite, una roba del genere, cioè una roba veramente vergognosa da quanto ce l'ho e l'ho trovato tanto tempo fa, e non mi sogno di toglierlo, regà, perché rende tantissimo, continua a correre, skilla, segna, ma voi che volete di più da un attaccante? Sia che ci troviamo su PS4 che su PS5, io Mbappé lo devo per forza andare ad inserire in qualsiasi momento del gioco noi ci troviamo. Così come io continuo ad inserire anche il buon Eric Cantona nella sua versione 90, e non nella versione Prime e non nella versione compleanno, perché quelle due versioni là non corrono, regà, è piantatissimo. Invece il mid, 5 skill, 4 debole, lo conosciamo, lengthy, soprattutto quando si tratta di doversi boostare con i doppi passi, è un giocatore di assoluto valore che tuttora io reputo veramente molto molto forte. Quindi tanta roba Cantona e io ve lo continuo a consigliare. Così come se vi siete ritrovati tra le mani questo Decatelare, lui per me è ancora ad oggi uno dei migliori attaccanti usciti. Anche lui lengthy, 4 skill, 5 piede debole, una specie di Cantona, ma forse anche più continuo in quella che è la corsa e quelli che sono i boost di velocità quando parte. Veramente mi fa impazzire, e lo testimoniano anche le partite fatte: 33 da subentrato, 13 gol e 13 assist. Veramente una gemma, perché mi permette anche di poter giocare di testa essendo alto. Peccato che su FIFA sia più forte che nella realtà per gli amici milanisti. Ma per gli amici milanisti però c'è un'altra sorpresa, perché Zlatan Ibrahimovic, per il solito discorso lengthy, un po' come Cantona, continua ad essere uno dei più forti. 5 skill, 4 piede debole, skilla, si muove bene, segna, una roba clamorosa, ed è uno di quelli che con i doppi passi praticamente prende le praterie quando si tratta di dover viaggiare, per cui Ibrahimovic lo devo andare ad inserire per forza. Così come vi vado ad inserire Gino La Fantasy, ma stesso discorso anche per quell'altro, ma ve lo inserisco perché lo devo mettere. Però io sto Gino La, raga, non corre, non si muove, cioè per carità di Dio segna, però fa una fatica immane a prendere velocità e a fare robe che sinceramente un po' mi lascia perplesso per quello che è il costo. Veniamo poi invece ad un giocatore che non mi lascia perplesso per quello che è il costo, che è questo Patrick Kluivert, perché per quello che costa, 4 skill, 5 di piede debole, lengthy, che non si muove male palla al piede, finalizza come che è una bellezza. Vi potete anche andare ad utilizzare per fare sponde e colpi di testa, perché 1,90 m, questo Kluivert qualità-prezzo è uno dei giocatori che più mi piace al momento. Così come Alouay Run, versione 90, ma stesso discorso la versione precedente, 88, è un giocatore che devo andare ad inserire perché fa parte di quella ristretta cerchia di giocatori che continua a correre nonostante su questo gioco facciano un po' tutti quanti fatica, per cui lui, anche se magari lo preferisco che parte un po' più largo, anche da punta il suo lo fa.
Così il suo lo fa anche questo Kakà, che si porta un po' dietro i problemi di Cantona Footbird perché fa un po' fatica a correre, però molto meno. Lui quando si lancia è veramente devastante, in più ha 5 skill e 5 piede debole, è un giocatore veramente molto molto forte. Quindi questo per PS5. Vediamo ora PS4. Ebbene, per PS4 sono usciti, secondo me, nelle ultime settimane tantissimi giocatori molto interessanti con la promo sia del compleanno Foot che delle icone Trophy Titans. Perché due giocatori praticamente speculari sono Kenny Dalglish e Michael Owen. Dalglish ancora meglio perché è un 5-5, Owen è un 5-4. Owen forse recupera un pelo perché va un po' più via in velocità rispetto allo scozzese, nonostante siano entrambi 1,73 m. Dalglish però è molto più agile palla al piede. Quindi se siete su PS4 e questi giocatori sapete che sono veramente qualcosa di incredibile per rendimento, io ve li straconsiglio. Poi ragazzo, Dalglish con la coppola, mio figlio, non posso che metterlo qui in cima alle mie preferenze attuali. Così come un altro giocatore molto interessante su PS4 è questo Isaac Foot Fantasy, che ha preso degli upgrade. È 1,92 m, corre perché ha 95 di velocità, quindi non ha bisogno di lengthy, che comunque non prendeva perché ha 91 di agilità. Ed è veramente una gemma, perché palla al piede non si muove neanche male. Finalizza bene, velocissimo, ci potete fare anche con lui sponde, robe di testa, quindi veramente approvatissimo. Altro giocatore stile Owen, stile Dalglish, è anche Ferenc Puskas nella versione Footbird, un po' stile Bayedder, 4 skill, 5 piede debole, fortissimo, rispetto alle altre versioni molto più completo per il discorso piede debole e stelle abilità, un giocatore che dentro l'area di rigore fa quello che vuole, si muove benissimo, micromovimenti, finalizza con quel 98 e quel 97 di potenza in una maniera allucinante, 92 di agilità, giocatore strapromosso. Così come strapromosso questo Best, raga, qualità-prezzo, veramente un top player, 5 skill, 4 di piede debole, veloce, anche lui finalizza molto bene, buoni passaggi, può fare anche l'esterno su PS4, molto agile, è un giocatore che allo stato attuale vi straconsiglio, così come vi consiglio quello che per me al momento su PS4 è l'attaccante più forte in assoluto, ovvero questo Eusebio Icona Footbird, penso sia una delle creature più rotte che io abbia mai visto. Se fosse su FIFA 20 uscita una carta del genere nel momento delle competizioni, avrebbe praticamente fatto il devasto. È un 5-5, è velocissimo, finalizza che non ve lo sto a dire, è agile che non avete un'idea, ha anche degli ottimi passaggi per dialogare con i compagni, quindi questo Eusebio il suo lo fa assolutamente. Così come anche questo Cruyff lo devo mettere, perché è un 5-5, dentro l'area di rigore finalizza, ha la possibilità di poter skillare, quindi eludere gli avversari all'ultimo, devo inserirlo. E un altro giocatore che a me piace veramente tanto è Alexis Sanchez, nella versione Fantasy, anche lui appato a 93, è un 4-4 ma è molto rapido, finalizza molto bene, ha dei buoni passaggi, è molto agile perché è mingherlino, ha 98 di agilità, 99 di equilibrio e 90 di reattività, per cui su PS4 vi fa divertire se lo andate a prendere. Così come un altro giocatore, e andiamo a concludere, che magari vi siete trovato dalle mani e io vi straconsiglio, è questo JJ Okocha, 5 skill, 4 debole, molto rapido palla al piede, finalizza bene, quando skilla tiene la palla incollata ai piedi grazie al 95 di agilità e 94 di equilibrio, è un giocatore che mi piace davvero davvero tanto. Quindi questa, raga, la situazione su PS4 e PS5 per i migliori attaccanti al momento. Raga, anche per questo video è tutto, abbiamo completato questo cammino, abbiamo analizzato ruolo per ruolo in attesa dei TOTS che poi magari andremo anche a provare, vi porterò le review. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, sono Ariberoschi e a presto, ciao!